Ciao, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Ok, oggi iniziamo dando un saluto speciale a lui perché mi è venuto il ciclo dopo 9 mesi e mi è venuto uno di questi. Sì, devo andare a prendere un attimo le buste. Comunque, vi volevo registrare questa giornata che è la prima domenica dopo tanto tempo che non vado da mia mamma perché la signorina ha deciso di andare in vacanza e noi non abbiamo dove andare. No, e da un sacco che mia mamma non andava in vacanza così e quindi ha deciso di andare con mia sorella, la Cristina, e la Selena, perché la Selena è con mia mamma per 12 giorni, dato che mia sorella è andata a rifarsi le boobs. E quindi la Selena era lì con mia mamma, allora l'ha portata con lei. Sono andati ad Alessandria. E quindi non posso andare da mia mamma, ovviamente, questa domenica, però comunque ho deciso di registrare, anche se staremo a casa, non faremo niente di particolare. E quindi sì, ho un mal di schiena terribile, ma proprio terribile, un mal di schiena che tra un po' piango. Infatti sto mettendo questa crema qua, una crema di cavallo che mi ha prestato mia suocera, è una crema tedesca, ma brucia, brucia come se mettessi proprio la schiena nel fuoco, delle fiamme. E però, cioè, non sento miglioramenti, sono già 3 sere che la metto, anzi 3 giorni perché la metto anche di giorno, sono già 3 giorni che la metto e non vedo miglioramenti per niente, però nel momento in cui mi brucia non sento quel dolore brutto, quindi ho detto, dai, proviamo comunque a continuare a metterla. Veniva già da un bel po' questo mal di schiena, secondo me, poi non può essere anche che non è così, sento che quel dolore è vicino a dove mi hanno fatto l'epidurale. Poi non so se è per il peso della gravidanza o magari un'altra cosa. E domani chiamo per prendere un appuntamento dal dottore perché il mal di schiena sta diventando insopportabile veramente tanto e quindi voglio fare una visita magari. Boh. Perché tra l'altro mi ricordo che quando stavo per fare l'epidurale per la seconda gravidanza per il secondo parto con Dylan, mi ha detto hai un inizio di scoliosi, una cosa del genere, e quindi vorrei proprio farmi vedere, per vedere se non è niente di grave. E basta. Sì. Andiamo in sala, amore? Lui sempre lì nella toilette di suo fratello. Dai, vieni, amore mio. Forza. Oggi ci siamo svegliati un po' più presto. No, no, no! Di qua in sala, vieni. Vieni. Guardate, devo andare via. Ecco, si è arrabbiato, si è fatto le carte in testa. Vieni, che stiamo sul divano? No, posto, ti è arrabbiato. E non mi ricordo cosa stavo dicendo. Sì, che oggi ci siamo svegliati un pochino più presto del solito. E quindi per noi è una cosa tutta nuova. Sebastian ha chiesto a sua mamma di farci delle pizze oggi perché non abbiamo proprio voglia di cucinare. E dato che la mamma di Sebastian appunto è iniziata tipo ad aprire la pizzeria, ve l'avevo detto nel vlog scorso, mi sembra, o comunque qualche vlog fa, e abbiamo chiesto appunto a Lanna di farci delle pizze. No, in realtà dobbiamo ancora dire, cioè gliel'abbiamo detto, ma dobbiamo dirle ancora i sapori, i gusti, come la vogliamo. Dimmi, amore, dimmi, dimmi. Bravissimo, amore, bravissimo. E tra l'altro dobbiamo andare a fare la spesa perché dopo vi faccio vedere il mio frigo, vi viene da piangere se lo guardate, non abbiamo niente e dobbiamo anche andare a fare la spesa, però oggi è domenica, non riusciamo, dopo Sebastian va a lavorare, però martedì e mercoledì ha i giorni liberi, quindi andremo a fare la spesa quei giorni lì e basta. Sì, perché dobbiamo comprare il dentifricio per Mati che è finito, il latte per lui che è finito. Infatti ieri l'abbiamo chiesto alla cugina di Sebastian che abita un pochino più in là, cioè proprio vicinissimo. E quindi l'abbiamo chiesto a lei, c'hai un cartone di latte da prestarci dopo te lo riportiamo? Perché sennò Mati la notte non dorme senza il biberon. E quindi sì, dobbiamo comprare il latte, il dentifricio. Vuoi che ti metto a wewe? Quello d'Oceania. E quindi sì, mi sa che dobbiamo prendere solamente questo. Ah, gli omogeni stati per Lidia che stanno finendo. È rimasto un po' di pesce, ma a lui il pesce non gli piace tantissimo. Cioè, fa.
Ah, comunque Mati ha trovato delle carte, perché lui oltre ad avere quello lì, quello giallo dove mettiamo i giochi, ha anche un altro, come possiamo dire, cofano di là in, come si chiama? Nella sua camera, e quindi non ci va spesso lì. E quando va lì si ricorda tutti i giochi che magari ha lasciato di là, e quindi per lui è una cosa nuova, sono giochi nuovi. E poi su Shein ho preso dei tappeti proprio grandi da mettere qui in sala. Alcuni sono tipo proprio per i giochi, alcuni sono proprio per... Sembra molto questo qui. Anzi, sapete, assomiglia molto al tappeto che ho di là in stanza. Non so se vi ricordate quello lì che è tipo lungo e magro. Però questa volta l'ho preso proprio quadrato. L'ho preso il più grande che c'era. Non so quanto coprirà qui in mezzo, però almeno Dylan quando sta... per terra non sbatte la testa, queste cose, o magari attenua un po' di più, e quindi non vedo l'ora di aprire. Cioè, mi è arrivato metà pacchetto, quindi ancora non ho aperto niente perché voglio che mi arrivi tutto, così faccio il video poi e vediamo tutto quello che c'è dentro. E adesso andiamo a guardare Oceania. Comunque, scusate, dopo non parlo più. Perché ho un livido qua? Che strano. E, ho bisogno di una mano. Allora, Dylan, da quando era piccolo, piccolo, anche adesso piccolo, però quando era ancora più piccolino, ha sempre, sempre detestato, barra odiato stare a pancia in giù. Proprio lui detesta stare a pancia in giù. E quindi questa cosa non lo aiuta. Perché lui quando si mette, appena lui si sposta e cade a pancia giù, lui piange come se l'avessero picchiato a sangue proprio. Ho visto ieri proprio delle storie di Mattias che aveva 6 mesi e lui stava sempre a pancia in giù e si tirava già su. E ho visto che a 8 mesi lui già si sapeva sedere da solo perché gli ho cambiato la culla dalla Next to Me alla culla. Perché mi ricordo che Mattias, un pomeriggio che stavo facendo riposino, sono andato in camera a vederlo ed era seduto. Ho detto no, basta, devo cambiarlo. E lui aveva 8 mesi, Dylan adesso ne ha 9 e ancora non riesce a sedersi da solo. Lo so che ogni bambino è diverso, però secondo me questa cosa che lui non vuole stare a pancia in giù non lo aiuta per niente. Quindi volevo chiedere a voi, come potrei fare per fargli piacere stare a pancia in giù? Perché gli metto i giochini, cerco di boh, parlargli mentre lui è a pancia in giù, però non aiuta tantissimo questa cosa. So che di sotto, in teoria, se Sebastian non l'ha buttato, ho una tipo, non è palestrina, ho una base tipo dove si mette l'acqua e ci sono i pesciolini, e vorrei provare ad andare a prendere quello lì, metterglielo sotto e vedere come ci gioca lui, per vedere se magari gli piace stare un po' di più a pancia in giù. Però penso che questa cosa lo freni molto, perché vi giuro che lui detesta stare a pancia in giù, proprio piange, piange, piange disperato. E ho visto proprio che Mattias in quei video che aveva 7 mesi, lui già si metteva proprio in quattro zampette, non gattonava, però si alzava e si muoveva, si trascinava proprio di pancia, muoveva le gambine, si trascinava in avanti per potersi muovere, invece Dylan questo non lo fa. E sì, vorrei trovare un metodo per fargli piacere stare a pancia in giù. Adesso proverò anche a cercare un po' su internet, però boh, se volete datemi dei consigli qua sotto, come avete fatto, se anche i vostri bimbi erano così. E ripeto, lo so che ogni bimbo è a sé, però volevo solamente capire questa cosa, ecco. Però Gian, però buenos días, però bueno. Ma che meraviglia del Signore, voglio sangue, voglio che voglio voglio. Ma quanto cavolo sei bello! Sei bellissimo! Cino, ma il blu ti sta proprio bene, fatelo dire! Bisogna cambiare il pannolino, vero? Yeah. Okay, si è passato molto carino, mi ha portato le cose qua, tutto per cambiarlo, pannolino, cremina, anche il cambio, così almeno non sto tutto il giorno col pigiama, anche se stiamo a casa. Oh, che bello, caspiterina, è troppo bello questo bambino, tutti e due sono troppo belli questi bimbi. E niente, adesso lo cambio velocemente.
Ragazzi, ci stiamo lavorando. Piano piano ci stiamo lavorando. Vediamo se riusciamo a stare qualche secondo a pancia in giù. Gli ho messo un po' di cose anche che non sono giochi, che magari. Perché i giochi i bambini non interessano mai. A parte quello che è un uovo. Oh. Boh, vediamo. Mi sono messa una felpina perché è freschino oggi. E poi c'è un cielo bruttissimo. Poi ho fatto il biberon a Dylan che lo sta bevendo adesso. E mi sa che mi mangio qualcosina perché sto morendo di fame. Allora, ho trovato un'attività da fare. Allora, Sebastian è andato a prendere appunto le pizze, è andato a fare una mini spesina per adesso che ci servivano le cosine a casa. E la mia migliore amica mi ha chiamata, lei lavora tipo in un bowling dove ci sono anche le cose per i bambini. Non so se vi ricordate dove abbiamo fatto anche il compleanno di mia sorella. Se non mi ricordo tanto bene, sì, mi sa che ho registrato, però non so se voi vi ricordate. Comunque quel bowling è molto carino perché ci sono anche tipo la zona solamente bambini piccoli, dove ci sono i gonfiabili, piscina con le palline, queste cose così. E a Rimini, tipo andando verso San Marino. Quindi ho detto va bene, andiamo, ceniamo là. Mi ha detto che il menù bambini viene 10 euro ed è incluso anche le cose appunto per giocare. E secondo me ci sta per passare lì una serata, che lei lavora lì e lei lavora proprio nella zona dei bambini, quindi secondo me è perfetto. Aspetto che Sebastian arrivi e per mangiare intanto mi faccio la piastra e mi preparo un pochettino, così sono già un pochino più a posto. Odio, detesto questo coso. È arrivato Sebastian con... aspetta Dylan. Allora, qui c'è una pizza, che è questa qui con la salsiccia, forse quella sotto di Sebastian con tonno, cipolla, salame, non so quello che piace a lui. E la sua è già pronta, solo l'unica cosa è che Sebastian è andato a prendere gli omogenizzati che ha comprato. Eccolo lì, quello di azzurro. Perché mi mancavano solo gli omogenizzati, perché c'era solo il pesce, ma il pesce lui non lo mangia. Cioè, gliel'ho comprato perché lo dovrebbe mangiare, ma glielo do proprio in un giorno che non ce l'abbiamo proprio per niente. E quindi ecco, è andato a prenderlo, è andato a metterlo e dopo glielo servo. Okay. Abbiamo finito di mangiare, stiamo sistemando la cucina, manca solamente il pezzettino lì di macchina e poi andiamo subito a prepararci. Ok, adesso mi preparo, non so veramente che cosa mi metterò, però qualcosa troveremo sicuramente. Ok, allora siamo già pronti, siamo usciti, l'unica cosa è che non ho nessun passeggino in macchina e quindi sono venuta a prendere il passeggino. E niente amori, il mondo non collabora. Ho fatto un'ora di viaggio per venire qua dove lavora la mia amica, che è un posto molto molto carino tra l'altro. Però quando sono arrivata non c'era proprio per niente parcheggio. E ho fatto tre giri e io già faccio fatica di mio a proprio a parcheggiare, quindi niente. Sto tornando a casa. Non so che cosa farò fare ai bambini, dormono, quindi mi sono messa nella merda da sola, potevo stare a casa. E niente, basta, vi volevo raccontare che la mia vita fa schifo. Allora, ho deciso che dato che ero molto triste perché non ero riuscita a portare Matti lì in quel posto, perché è molto carino, Matti l'ultima volta che siamo andati era veramente piccolo e quindi non è che si è divertito tantissimo. Ho deciso di venire al Mac e sono qui al Mac Drive. E ho ordinato da mangiare per me e per Mati. E niente, dopo portiamo... Madonna. Dopo porto il cibo ovviamente a casa, lo mangiamo a casa, anche se sono le 5, aspetteremo un pochettino. Nulla di che. Spero che non mi si spenga la macchina. Buonasera, c'è un minutino, la faccio avanzare, sì. Le porto l'ordine, grazie. Sì. Esploderemo prima o poi. Facciamo qua, lo spengo, così siamo a posto. Ci qua, siamo tornati a casa, ho un botto di cose, meno male che Mati cammina e ha già imparato a fare le scale per bene da solo. Spero solo che questa busta del Mac non mi si spacchi, perché se no lì si deve uccidere qualcuno. E basta. Ma, e poi Dylan ha fatto anche la cacca, quindi devo cambiarlo. E niente. Oh, bravissimo Marti, bravissimo. Mi sono completamente scordata che stavo registrando.
perché alla fine non abbiamo fatto niente, abbiamo mangiato, ero in chiamata con mia mamma che era andata in vacanza ma adesso è tornata e basta, però comunque domani è il giorno libero di Sebastian, quindi continuo a registrare anche domani. Non vi lascio senza niente. È la mattina dopo e stiamo brunch, come sempre brunch, e adesso io mangerò delle fette biscottate con la tisana e Mattia si è mangiato la pasta con il pesto. Dylan invece, quando gli avevo già fatto la pappa, si è addormentato. Oggi appunto, come vi dicevo ieri mi sembra, è il giorno libero di Sebastian, o forse non ve l'ho detto, e quindi faremo la spesa e dobbiamo andare a prendere delle tisane alla Conad, dobbiamo andare dal dentista che ancora non gli ho portato la mia radiografia e a tagliare... Tagliare? Cosa tagliare? I capelli. No, non dobbiamo tagliarci i capelli. Dobbiamo fare qualcos'altro, però non mi ricordo adesso che cosa. Però comunque vi voglio portare con me. Abbiamo finito di là in cucina, abbiamo sistemato tutto. E ora stiamo qua che ci stiamo preparando per uscire. Ah, Mati e Dylan sono già pronti. E Mati ci ha messo delle calze nelle mani. Non so, ultimamente gioca così. Sempre. E Dylan è lì che sta... Non so cosa sta facendo. Ovviamente Mati piovra tutto il tempo. Piano, ecco fratellino Mati. Sì, gli fai sbattere la fronte o se gli fai forte? Piano. Ora mi devo cambiare io. Ok, scusate lo specchio sporco. Comunque siamo pronti. Solamente Sebastian che si sta facendo la doccia. E dopo andiamo, usciamo. Ok, ora sì, stiamo uscendo. Qua c'è Dido. Ah, mi era appena arrivata anche la seconda parte di un pacco di Shane che avevo preso. Presto vi farò vedere tutto quanto in un video. O non so se uscirà prima quello. Comunque lì dietro c'è Seba con Mati. Stiamo andando un attimo dal mio dentista, che vi avevo detto che ero andata a fare le lastre, raggi, non ho capito come che si chiama. E adesso gliele sto portando, anche se ci ho messo un bel po', perché avevo i bambini che stavano male. Poi la macchina non andava, questo quest'altro. Oggi finalmente sono riuscita a prendere del tempo per andare a lasciarli questo, che l'ho già chiamato. Se riusciamo andiamo a fare la spesa. Dopo vorrei andare a comprare anche un braccialettino a Dylan, se riesco. E comunque vi voglio portare appunto con me. La vicina che saluta Mati. Ok, sono arrivata qui a San Giovanni e sto portando i fogli qui dal dentista. Vediamo un pochettino che cosa mi dice. Vediamo un pochettino. Dentista. Ok. Ok, ce l'ho fatta. C'era una puzza di denti sporchi lì dentro. Comunque ho fatto, vi ho lasciato i fogli e mi ha detto che domani mi chiama per dirmi che cosa dobbiamo fare, quando e come. E gli ho detto se mi riesce ad aiutare per quella cosa della mascella che mi si scrocchia sempre. E mi ha detto che in teoria, togliendo il dente del giudizio, già andrà meglio. Speriamo. Allora, siamo per fare una cosa abbastanza importante, se andrà a buon fine. E siamo venuti qua alla piscina di Cattolica perché in teoria vorremmo scrivere Mati a nuoto, così intanto inizia a fare lezioni e magari quando deve andare all'asilo non sarà troppo brutto. Ecco, vediamo un pochettino che cosa ci dicono. Però allora siamo qui fuori, sono entrata ma non si vede un cazzo lì dentro e si è dato dei fogli per leggere. Non si capisce una min... puntini. Siamo venuti a fare un tipo aperitivo. Ok, bagnetto fatto. Ora mi devo preparare, Sebastian è andato un attimo a lasciare dei soldi da sua mamma e poi prendeva il dentifricio che a noi è finito, domani dobbiamo andare a fare la spesa, alla fine oggi non siamo riusciti ad andare a farla, quindi vado a chiedere il dentifricio a sua mamma perché il nostro è finito, ve lo giuro, cioè lo stiamo spiaccicando, cioè guardate, è l'ultimo che abbiamo.
Oddio. Ecco, perfetto, ho fatto un casino. Adesso mi devo vestire, mi devo asciugare i capelli e a posto. E niente, amore. Alla fine mi sono scordata come sempre di chiudere il video quel giorno. Comunque, per la salita di nuoto di Mati, non erano molto organizzati in quel posto. Cioè, siamo entrati e non si è neanche spiegata bene. Ci ha lanciato il foglio così, ha detto leggete lì questo, quello. E poi, tra l'altro, le lezioni finivano metà maggio, mi sembra. Ormai siamo inizi maggio, quindi non mi sembrava il caso di farle iniziare il nuoto così, che un po' finisce. Poi non si capiva niente, vi giuro, non si capiva niente. E basta. Volevo solamente dirvi questa cosa. Spero tanto che questo vlog vi sia piaciuto. Per qualsiasi domanda lo sapete già nei commenti di Instagram, che ve lo lascio qui e anche giù nell'info box.